Buongiorno, sono la vostra nuova presentatrice del TG LT 4 Globe Flash News, Caputo Teresa Maria, che vi terrà aggiornati. Passiamo ora alle notizie. Porto Duraro, domenica 3 settembre, Massimo Vello. Puro. Presentano la nostra storia, moda, musica, emozione, spettacolo. Evento di beneficenza a favore dell'associazione UPU Impresa Sociale e Fondazione DAV FVG a partire dalle ore 20. Villa Marzotto, Parco della Pace, Porto Gruaro, lo spettacolo nello spettacolo. Si alterneranno sui palchi diversi protagonisti: Paolo Ruffini, Pupo, Mal, Brando Giorgi, Maria Giovanna, Elmi, Giuseppe Cruciani, Antonio Fantin, Gianni Ippoliti. Maestro Maurutto ha presentato Barbara Clara in collegamento Alessandro Borghese, Paolo Crepet, Davide Parenzo, Max Calegari, Katie Balde. Sfilata di moda e a seguire la musica dei DJ Tommy De Sica, Mr. Ricky, Tony, detta Denise Cuzzolin. Bibione, il 28 agosto, una donna friuliana aggredita in spiaggia, indagano i carabinieri. Massimo riservo sulla delicata vicenda da parte dei carabinieri della compagnia portogruarese per tutelare la privacy della donna. Da questo si è appreso verso le 6 del mattino di domenica 27 agosto una donna residente a Udine tra i 35 e i 40 anni. È stata soccorsa in spiaggia dopo essere stata aggredita. Sul posto a prestare le prime cure è accorsa un'ambulanza del SUEM che l'ha accompagnata per accertamenti all'ospedale di Porto Gruaro. Nel frattempo sono state avviate le indagini dei militari con il coordinamento della magistratura per ricostruire la vicenda. Non è ancora chiaro se la donna conoscesse già l'aggressore. Jesolo, il 16 e il 17 settembre, il campionato italiano a squadre di calcio balilla. Il villaggio Marzotto di Jesolo ospiterà il 16 il 17 settembre la terza edizione del campionato a squadre di calcio balilla con il patrocinio del comune. A organizzare la manifestazione agonistica di inclusione sociale che realizza la promozione sportiva del calcio balilla del mondo della disabilità è la Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla ai tavoli del biliardino sarà possibile vedere squadre ed atleti provenienti da tutta Italia che si contenderanno il titolo italiano a squadre. Oggi lo sport paraolimpico coinvolge un numero limitato di ragazzi e giovani, nonostante sia fondamentale e favorire l'interpretazione sociale, aiutare lo sviluppo fisico-mentale e l'autostima dei giovani. Eventi come quello in programma servono quindi anche ad avvicinare sempre di più i ragazzi alla prova, alla pratica sportiva. Caorle, sabato 23 settembre 2023 dalle ore 9 alle ore 18:30, 25ª mostra Scambio Internazionale Caorle Auto Moto Storica Pal Exportman Caorle. Padova, 13 ottobre alle ore 9, 15 ottobre alle ore 22, American Dream 2023, Fiera di Padova. Martedì 31 ottobre 2023, dalle ore 19:30 alle ore 03, Mistero a Virla Courier. La più terrificante festa di Halloween in una vera villa infestata, Villa Courier. Trieste, domenica 8 ottobre 2023, dalle ore 10:30 alle ore 13:30, Barcolana 55, Regata Velica Internazionale Trieste. Padova,
Venerdì 8 settembre 2023 alle ore 19, Eiffel 65 Future, Vintage Festival Ofof, Parco della Musica Padova. Venerdì 25 agosto 2023 alle ore 17, Padova sotto le stelle, visita serale, Prato della Valle. Concludendo questo TG, io vi saluto a voi telespettatori e vi aspetto alle prossime notizie.